In questo episodio di minutaggio semplice ma essenziale vedremo come modificare la visualizzazione della timeline in DaVinci Resolve e addirittura come migliorare, come velocizzare il tuo computer. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito in DaVinci Resolve. Ci troviamo nella pagina Edit di DaVinci Resolve con la versione 17 di DaVinci Resolve. Nella versione 17 l'interfaccia è cambiata leggermente, soprattutto per la pagina di Edit. Quindi in questa barra degli strumenti, rispetto alla versione 16, nella versione 17 ci troviamo soltanto queste impostazioni per effettuare lo zoom nella nostra timeline. Le impostazioni della timeline invece sono state spostate qui. Infatti, se clicchiamo su questo bottone, vedremo le nuove impostazioni della timeline. Qui posso, ad esempio, aumentare e diminuire tutti i layer video. Qui posso aumentare e diminuire tutti i layer audio. Queste sono invece tutte le opzioni che ho per visualizzare la traccia audio. Questa me la fa vedere soltanto da un lato. Questa mi fa vedere la traccia audio spostata in basso, quindi tendenzialmente questo nome non si vede. Questo mi fa vedere un overlay sulla traccia audio. Questi altri bottoni invece mi mostrano le tab delle timeline, qui mi posso aprire tutte le timeline che voglio e me ne posso creare altre. Con questo bottone invece le seleziono, nel mio caso ho soltanto una timeline. Questo è comodissimo se ho tantissime timeline e voglio passare agilmente tra l'una e l'altra. Quest'altro bottone invece mi mostra i sottotitoli. Da DaVinci Resolve 16, se non mi sbaglio, sono stati introdotti i sottotitoli. Infatti, se vado in Titles e vado giù, mi trovo i sottotitoli, che se trascino verrà creato questo elemento, che è un nuovo elemento nella mia timeline, che mi identifica il sottotitolo. In fase di esportazione posso decidere se esportare questo sottotitolo è embeddato nel video, quindi viene scritto direttamente nel file video, oppure se voglio esportare il sottotitolo come un file di sottotitoli normale. Questa opzione mi permette di vedere, mostrare oppure no questa schermata dei sottotitoli. Invece quest'altra opzione mi permette di visualizzare oppure no le mie waveform dell'audio. Le impostazioni più importanti sono queste, soprattutto se il tuo computer è leggermente lento. Devi sapere che DaVinci Resolve, per calcolare tutte queste diapositive, utilizza molto le performance del tuo computer. Ovviamente qui le crea ad intervalli regolari, qui ne crea soltanto una all'inizio e una alla fine, quindi come performance è leggermente migliore. Questa invece le elimina completamente. Se hai un computer che è un po' lento, ti consiglio di eliminarle, perché ogni volta che esegui un taglio, DaVinci Resolve deve ricalcolarsi di nuovo tutte le diapositive. Piccola nota, ovviamente puoi spostare questi elementi come vuoi, puoi spostare anche la linea di divisione tra il video e l'audio, e puoi modificare anche la dimensione di questi elementi. Ricorda che DaVinci Resolve potrebbe nascondere degli elementi nel caso in cui ha poco spazio per visualizzarli. Ad esempio, nel nostro caso, se questo lo riduciamo tantissimo, l'audio prima o poi scomparirà. Nel caso in cui, ad esempio, abbia giocato un pochino con queste dimensioni e voglio resettare tutto, quello che devo fare è semplicemente modificare un pochino l'audio qui e tutto avrà la stessa dimensione di nuovo. Quindi quello che posso fare per essere ordinato è magari ampliare questo, lavorare su quest'audio. Quando sono soddisfatto, clicco qui e verrà resettato tutto quanto. Nel caso in cui volessi avere una timeline un pochino più larga, quello che posso fare è cliccare su questo pulsante e la timeline viene ampliata. E stessa cosa vale per il mixer. Se non ho bisogno del mixer, lo posso disabilitare da questo lato. In questo modo ho la timeline quasi full screen. E queste sono le basi delle impostazioni della timeline. In questo modo potrai visualizzarla nel modo che ti piace di più. Se hai dubbi, domande oppure proposte riguardo ad altri episodi, lasciami un commento qui sotto. Altrimenti, fine lavorazione.